il contadino che ci va a raccogliere le uova. E allora, parliamo di Sua Maestà le uova, le proprietà, come sceglierle. Vi ricordate, addirittura qui c'è un codice, dopo vi spiegheremo che cosa. Ma intanto andiamo a vedere le galline di Massimo Tosi che ha trovato. Bravo. Tiri, 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 care, care, care. Vivi, 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 care, care, care. Avete visto una gallina bianca e nera? Io no. Beh, se la trovate, arrestatela. Tiri, 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 care, care, care. Scusi, ha visto una gallina triste? Non mi dispiace, qui ci sono soltanto galline felici. Esattamente, perché siamo in compagnia di Felice Curcetti. Buongiorno. Buongiorno. A Montemurlo, in provincia di Prato. Come potete osservare, sono meravigliose perché sono allevate a terra. Come si vede, sono allevate a terra. Ma non solo, perché qui hanno uno spazio enorme. Sono circa 250 animali a pollaio e di media hanno 7.000 metri quadri a disposizione. Felice, ne prendiamo uno in mano? Eccola. Vieni. Ma che è meravigliosa, è tranquilla. Certo, certo, vedi. Ma loro come vengono alimentate? Con grani, farine, poi a seconda del loro gusto personale. C'è quella che mangia quello che noi gli diamo e altre invece che gli piace razzolare completamente in terra e mangiano il bruchino, l'insetto, fanno quello che vogliono. La gallina coccodè spaventata in mezzo all'aia. Queste uova sono particolarmente buone perché le galline si nutrono anche di canapa, che è questa qua che state guardando. Sì. Cosa conferisce all'uovo? Diamo i semi della canapa, i quali contengono l'omega 3 e l'omega 6. È importantissimo, eh? Importantissimo. E viene riportato anche all'interno dell'uovo. Non lo possiamo scrivere da nessuna parte perché non c'è ancora un vero e proprio studio. Ci sono delle università che ci stanno lavorando. Vorrei chiudere così. Chiamala un attimo qua perché c'è una gallina speciale. Perché lei è molto tranquilla. Anche perché ha una certa età. Quanti anni? È la vecchietta del gruppo. Ha circa una quindicina d'anni. Ci devi promettere che d'ora in poi questa si chiamerà Uno Mattina in nostro onore, va bene? Aggiudicato, aggiudicato. Dai, salutiamola. Ciao Uno Mattina. Bravissimo Massimo Tosi. Allora diamo subito il buongiorno ai nostri ospiti. Abbiamo Francesco Giardina, responsabile consumi di Coldiretti. Buongiorno. Buongiorno. E il nostro Mauro Mario Mariani, medico nutrizionista. Buongiorno. Allora partirei subito da lei, Giardina, proprio per capire a livello proprio economico l'importanza delle uova, quindi di tutto il comparto, e soprattutto poi la domanda più semplice è: mi vive meglio la gallina? E sicuramente il prodotto è di qualità, quindi l'uovo. Sì, diciamo, noi abbiamo un comparto avicolo che è veramente in gran salute. Noi abbiamo uno dei pochi comparti in cui non dipendiamo per nulla dall'estero. Quindi tutte le uova italiane sono per la stragrande maggioranza allevate qui in Italia. È chiaro che la gallina in salute produce un uovo che è di altissima qualità. Ogni stress che viene dato agli animali, questo vale per tutti gli allevamenti, produce sicuramente dei prodotti più di scarsa qualità. Il benessere animale è uno delle punte di diamante, cioè tutti oramai gli allevatori puntano ad avere il benessere degli animali, e sulle uova abbiamo quel famoso discorso tra qualità e quantità. Se spingiamo troppo gli allevamenti per avere una quantità di uova talmente elevata, è chiaro che sulla qualità avremo una riduzione. Venerdì proprio qui in studio abbiamo parlato anche delle vacche cinesi che vengono clonate, che addirittura arriveranno a produrre 3 volte di più il latte, quindi impressionante, spero, povere vacche. Allora